Uomini e donne, Natalia Paragoni in pronto soccorso al sesto mese gravidanza, la pancia era dura e bassa, ci siamo spaventati. Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha vissuto attimi di preoccupazione quando, ieri sera, ha dovuto recarsi in pronto soccorso. La 25enne di Sondrio, fidanzata con l'ex tronista Andrea Zelletta, è in attesa della sua primogenita. Durante il pomeriggio di martedì 11 aprile aveva lamentato forti dolori alle estremità del pancione, comunicando ai suoi followers di volerne scoprire la natura. Natalia, attualmente al sesto mese di gravidanza, si è poi recata in pronto soccorso e questa mattina ha raccontato ai suoi followers quanto accaduto. L'influencer, attraverso alcune Instagram stories, ha dapprima annunciato di non presenziare ad un evento del brand Maybelline. Quindi Natalia ha spiegato l'accaduto. Ma io stamattina mi sono svegliata molto meglio, ha continuato Natalia, che ha aggiunto. Or ce crestine pentru tine, fi egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.